Ci siamo al momento del duello con Yuno. Siamo arrivati sulla spiaggia. Owari ha provato ad alleggerire l'atmosfera senza riuscirci. Andiamo avanti. どうせなら水着でやってもらえないものかね。そしたらほろりも期待できるしね。Perché non lo fate con il costume da bagno? Farebbe fluire delle lacrime. Quelle maschili, ovviamente. Stai Damare, hentai! zitto, pervertito. In coro. Natsune-san e Hiruno-san urlano allo stesso momento. それで、決闘ってどうするつもり？Quindi, che tipo di duello? そうね。どうしてやろうかしら。Beh, fammi pensare. Hiruno-san inizia a ponderare. どうやら何も考えていなかったようね。Ah, quindi non ci hai pensato, eh? うるさい！今から考えるところなんだから、ちょっとぐらい待ちなさいよ。Stai zitta, lo sto facendo ora. No? Dammi un momento.残念だけど待てないわ。Scusa, ma non lo farò. Natsune-san lo dice con un tono これtagliente. からどこかのわからず屋さんにお仕置きをして、目を覚まさせたら現実世界に戻って夕ご飯を食べなければならないのよ。Devo punire una certa ragazza inetta, svegliarla e poi farla tornare al mondo reale e farci una cena assieme. そっちの都合なんか知らない。私は私のやりたいようにやるの。Non me ne frega niente, io farò quello che voglio. そういうのは、一人で何でもできるようになってから言ってくれないかしら。Potrei dire quella cosa quando sarai in grado di fare tutto da sola. 自分じゃ何にもできないくせに、主張だけは一人前とか、本当にうざいのよ。Mi dà veramente fastidio quando la gente non è capace di far nulla e invece si comporta come se lo fosse. Un duello a parole, quindi sta diventando. Le parole implacabili di Natsumi-san fanno sia confondere che impanicare Yuno-san, anzi, Hiruno-san. Wow! Sono così impressionato che lo dico ad alta voce. Natsume-san ha preso il controllo in uno scambio di battute con Hiruno-san. Questo le ha fatto prendere l'iniziativa nel duello. ということで、私が提案してあげるわ。Ed è per questo che presenterò un suggerimento.何をよ。E quale sarebbe? 私とあなたが戦う決闘、その方法については。Il duello tra di noi sarà. Natsumi-san all'improvviso punta il dito verso di me. そこにいる男、午前0時に決めてもらいましょう。Deciso da questo uomo. Regi Gozen.僕ですか？Io? Mi prende completamente alla sprovvista. そうよ。そもそもここまで事態がややこしくなったのはあなたのせいじゃない。きちんと責任を取りなさい。Per prima cosa è colpa tua se sta succedendo tutto questo. Quindi prenditi la responsabilità. いや、元を正せば夏美さんが。Aspetta, ma se è stata tua.口答えはいい。さっさと決闘方法を指定しなさい。Non mi rispondere, semplicemente decidi che cosa dovremmo fare. Dopo aver detto così, Hiruno-san si rivolge. Anzi, Natsumi-san si rivolge a Hiruno-san. あなたもそれでいいわよね。レイジが決めたのなら不満はないでしょ。Tu sei d'accordo, no? Mi sembra di capire. Non andrai contro la decisione di Reji-kun. Controlla se lei approva. まあ、レイジ君が決めるならそれでいいけど。っていうか、ちゃんと公平にしてくれるんでしょうね。Beh, non mi interessa se viene deciso da Reji-kun. Aspetta, ma lui renderà la cosa pari, no? Giusta. Hiruno-san si sta comportando proprio come preventivato da Natsumi-san. このザ・平凡男なら、そのあたりの心配は無用よ。誰もが納得する決闘の方法を考えてくれるはずだわ。
stiamo parlando dell'uomo più normale che ci sia. Non ti preoccupare, sceglierà un metodo con il quale tutti saranno d'accordo. Tutto questo rende le cose ancora più difficili per me. La pressione è enorme. Nonostante tutto, la cosa è perfetta per noi, dato che posso decidere su qualcosa di pacifico. Anche se stavo scherzando parlando con Natsumi-san, ora è un'opzione anche una partita a Dahinin o Daifugo. Maledizione, perché non ho portato un mazzo di carte? Mentre mi lascio sopraffare dal rimorso, Owari-san e Ryuka-san iniziano a respirare affannosamente e si avvicinano a me. Ok, ragazzo mio, sai che cosa fare. Sumo nude. Iaia, Reiji. Koko zense no kyoku shiritori ga inai daro. No, Reiji. L'unica opzione qui è uno shiritori sui ricordi della vita precedente. Scelgo di ignorare entrambi e penso tra me e me. Duello. La prima cosa che mi viene in mente in una lotta a mano libera. La prima cosa che mi viene in mente è una lotta a mano libera. Sì. A pugni. Ma non posso farglielo fare. Pugno e pugno, ma una battaglia pacifica, pugno e pugno, ma una battaglia dove nessuno si ferisce. Ah, alzo la voce. Ho appena pensato alla battaglia pacifica che però coinvolge i pugni. Wakarimashita. Futari no ketto hoho. Sore wa janken desu. Ce l'ho. Voi due duellerete giocando a carta sasso forbice. Natsumi-san e Hiruna-san mi guardano entrambe scioccate. Che poi carta sasso forbice, mora cinese, in questa situazione? Ma che cosa stai pensando? Va bene, statemi a sentire. I fenomeni di questo mondo sono influenzati dalla forza di volontà e dalle emozioni. Questo significa che non importa quello che giocate, anche se è la mora cinese, colei che vince, ok, quella che vincerà sarà quella con la forza di volontà più forte. Non abbiamo molto tempo, quindi è meglio questa battaglia che è veloce. Ma so yuwareru to sonna kimo suru keredo. Sore ni shitemo kinchoukan ni kakeru to iu ka. Beh, non ti sbagli, però non è abbastanza tesa come cosa. Tashika ni. Sore nara shouhai mo wakari yasui kedo. Demo janken tte. Facilita le cose, sì, ma veramente. La mora cinese. Anche se sono d'accordo con il mio punto di vista, non sembrano molto soddisfatte. Preferireste forse il sumo nude? Oppure uno shiritori sulle vostre memorie, sulle vostre ricordi delle vite precedenti? Va bene la mora cinese. Andrà bene la mora cinese. Le due rinunciano ad opporsi e annuiscono. Reiji-kun, lascia che ti faccia una domanda importante. Mi guarda con un'espressione estremamente seria. La perdente si toglie i vestiti, giusto? Non è strip poker da nazione. Nugimasen. Yuka,
時間がないんで黙っててもらえますか、オワリさん。Sbagliato, non abbiamo tempo per questa roba. Quindi per favore potresti startene tranquillo? Sicuramente, capendo che il limite si sta avvicinando, fa un'espressione insoddisfatta, ma si ritira. Quante volte dovremmo farlo? No, 3回 勝負にしましょうか。先に3回勝った方の勝利とします。Beh, tre volte dovrebbe andare bene, giusto? La prima che vince tre match è la vincitrice. E così Natsumi-san e Hiruno-san iniziano il loro duello di morra cinese. Sono stato io a scegliere quello che avrebbero fatto. E quindi devo fare anche da giudice. Già, hajimemasu. Saisho wa ku. Ok, iniziamo. Carta, sasso, forbice. Le due tirano fuori la mano destra. Natsumi-san è sasso, mentre Hiruno-san è carta. Oh, ho vinto! Questo va a me, sì! Hiruno-san inizia a saltellare dalla gioia. Mi ricorda Hiruno-san. Sasuga wa tennen. Avrei dovuto sapere che una zuccona avrebbe scelto carta. Natsumi-san all'aria un po', che vuol dire? Yeah. All'aria un po' seccata, ecco. Soieba, kono janken taiketsu de docchika ga kattara nani ga okoru no da? Comunque, cosa succederà quando una delle due vincerà? Tatiana fa una domanda molto semplice. Seriamente però, Hiruno-san ha sfidato Natsumi-san in un duello, ma che cosa succederà se dovesse vincere? Onestamente, se ne è venuta fuori dal nulla questa cosa, ma nessuno ha mai parlato di che cosa sarebbe successo alla fine. Tatiana, io, otoko ni wa ryū nado nakutemo tatakaneba naranai toki ga aru no. Tatiana, ci sono dei momenti in cui gli uomini devono combattere anche se non hanno una ragione. Hiruka-san dice sta roba mentre sta guardando attentamente il duello. Però sono entrambe ragazze, sai? Ora, Reiji, hayaku tsugi o hajimete. Va bene, Reiji. Iniziamone un altro. Ok. Faccio iniziare il secondo round. Carta, sasso, forbice. E una volta di nuovo, Natsumi-san tira fuori ed è sasso, mentre per Hiruno-san è ancora carta. Hiruno-san vince di nuovo. Sì, ho vinto ancora. E tu? Perché non stai usando nient'altro che sasso? Pensi davvero di poter vincere contro di me in questa maniera? Ehi, però anche tu stai usando solo carta. Lo direi a voce alta, ma sono troppo preoccupato per la situazione di Natsumi-san. So ne. Baka no hitotsu obai to iu no mo ii kamoshirenai wa ne. Douse nani o dashitemo ishi no tsuyoi mono ga katsu no dakara. Oh, non so cosa sta succedendo, ti importa? Colei che vince sarà. Colei che vincerà sarà quella con la forza di volontà più grande, no? Watashi wa tsugi mo gu o dasu wa. Soshite kanarazu anata ni katsu. Sceglierò ancora sasso e vincerò sicuramente. Natsumi-san annuncia la sua mossa successiva. Nani sore? Sotchi ga gu o dasu nara watashi wa pa o dashite 3 renshou. Chou rakushou nan da kedo. Cosa se farei così? Io giocherò per forza carta e vincerò per la terza volta di fila. Stai rendendo la cosa troppo facile. Suki ni sureba ii wa. Tonikaku watashi wa gu yo. Sore wa yuzuranai kara. E non me ne frega niente, giocherò sasso ancora. Sempre. L'atteggiamento di Natsumi-san rende perplessa Hiruno-san. Nani o kangaete iru no?
もしかして嘘ついて私を騙すつもり？ Cosa stai pensando? Stai cercando di fregarmi? さあ、どうかしら？ Chi lo sa? 怪しい！そうなんだね、そうなんだね。だったらこっちも！ La cosa è losca, giusto? Allora io... 最初はグー、じゃんけん！ Carta, sasso, Hai! Forbice! Natsumi-san gioca sasso, proprio come ha detto che avrebbe fatto, mentre Kiruno-san gioca forbici. Natsumi-san vince. Dove? Ah? Perché? Da cara, watashi wa gu da to itta desho? Mochiron tsugi mo gu yo. Io l'ho detto che avevo giocato sasso, no? E lo farò di nuovo la prossima volta. Sonna no shinjinai. Kyuka, ato 1 kai de watashi no kachi nan da kara. 全然余裕だわ。確率的にも私が負けるはずがないんだから。E io non ti crederò. Ho bisogno solo di un'altra vittoria. È facile. Le probabilità sono dalla mia parte. いいですか。じゃあ次行きますよ。Pronte? 最初はグー。じゃんけん。Pronte? Allora continuiamo. Carta. Sasso. Poi! Famice. Ancora una volta, Natsumi-san gioca sasso, mentre Hiruno-san gioca forbice. Natsumi-san vince di nuovo. Uso! Sonnano, arieda! Nande kono jōkyō de gū ga daseru no? Unata atama ga okashii janai no? Cosa? È impossibile. Come puoi giocare sasso in questa situazione? Stai bene nella testa? Atama no nakama de ohanabatake no anata ni iwaretaku wa nai wa ne. Watashi wa akumade jibun no sengen dōri ni gū o dashiteiru dake yo. Non voglio sentirmelo dire da te. Kore de 2-2 no even, ne? Sto solo giocando quello che dico. Comunque, ora siamo pari. Poi parla ancora con quel sussurro malvagio. Ovviamente giocherò sasso di nuovo. È una bugia, non ti credo. Allora io giocherò carta. Beh, sei troppo spaventata per giocare sasso adesso, eh? Io giocherò sasso. La Natsumi-san non è per nulla scossa. È sorprendentemente calma. Ma seriamente, che cosa stai pensando? Io non ti capisco per niente. Ignora la confusione di Hiruno-san e mi guarda. Reiji, hayaku hajimete chōdai. Reiji, avanti, inizia. Hai, sore già. Va bene. Saisho wa gu, janken. Carta, sasso, Hai! Forbice. E ancora Natsumi-san gioca sasso. Questo non è cambiato una singola volta per tutto il gioco. Hiruno-san dall'altra parte ha giocato forbice, anche se ha detto che avrebbe giocato carta. Alla fine ha esitato e ha giocato forbice. Natsumi-san vince per la terza volta, il che la rende la vincitrice di tutto. Ma... Hiruno-san è scioccata. Te l'ho detto, no? Comunque sono la vincitrice. Non lo accetto. Hai barato. Non è il vero Mora cinese. Intendo che ha giocato solo sasso, quindi usare sasso è contro le regole. Hai barato. Hiruno-san inizia a lamentarsi e a dire cose irragionevoli. Natsumi-san le rivolge uno sguardo freddo. Barato. È esattamente per questo che non puoi vincere contro di me. Se tu fossi Yuno, la Yuno che io conosco, mi avresti creduta?
avresti creduto a quello che ti dicevo e avresti sempre giocato carta. È il tipo di ragazza che è. Yuno no nisemono de aru anata gotoki ni kono watashi ga makeru wake nai desho. Anata teido no chūto hanpa na omoi de watashi ni kateru wake nai desho. Non c'è modo in cui io possa perdere contro di te, una falsa Yuno. Non vinceresti mai con le tue emozioni false. Oh, stai zitta, non lo accetterò, non c'è nessun modo in cui io possa essere peggiore di Yuno. Non c'è verso. Mai, non lo accetterò mai. Judgment 7 の天然なアルバイト。それ以上でも、それ以下でもない。No, devi farlo. Tu sei Yuno. Yuno Hayase. La zuccona di Judgment 7. Part-timer. Niente di più, niente di meno. No. Il corpo di Yuno, di Hiruno-san, viene avvolto dalla luce. No, io non sono Yuno, ma... All'improvviso appare una frattura nello spazio. Ma che diavolo, Yuno, calmati. Asano-san si preoccupa e corre verso Hiruno-san, ma un momento più tardi viene spazzata via da una forza invisibile. Asano-san? Cos'era quella roba? Asano-san si alza con un'espressione addolorata. Sparisci, vattene da dentro di me. Io sono Hiruno, non ho bisogno di Yuno. Esci da me. Hiruno-san continua a negare se stessa e le crepe diventano sempre più larghe. Si sta rompendo lo spazio stesso. Non va bene, ha attivato un programma di bilanciamento. Programma di bilanciamento, che cos'è? Questo mondo è stato Sapete che questo mondo virtuale è creato a partire dai ricordi delle persone, giusto? Ma quello che fa percepire questo mondo come realtà è il cervello delle persone. Comunque, il processo basato sul cervello è molto incerto e la quantità di dati processati e la velocità è differente per ogni persona. Quindi gradualmente ci sono delle differenze in come ognuno percepisce il mondo. Quando si tratta di piccole differenze, i nostri cervelli tendono a pensare che siano piccole incomprensioni o prodotti della nostra immaginazione, perciò non c'è nessuna garanzia che il mondo che vediamo sia al 100% lo stesso. Sono sai ga okiku nareba sekai ni okina mujun ga shōjite shimau. Sore o kaihi suru tame ni 1 shūkan goto sabun o kinitsuka shi saitekika suru no ga balansa program nano yo. Ma quando le differenze diventano molto grandi, si creano grosse contraddizioni. Per prevenire questo, ogni settimana il programma di bilanciamento si disfa delle differenze e ottimizza di nuovo tutto quanto.
それがこの世界が1週間でループしてる理由か。だが一例おかしいのではないか。我が輩たちがこの世界に来たのは昨日のこと。 Capisco, quindi è per questo che questo mondo va in loop ogni settimana. Ma i cirei, non è strano? Siamo venuti qua solamente ieri. 1週間はおるか。まだ1日しか経っておらんのに、どうしてそのバランサープログラムとやらが起動してしまったのだ。消せんなり。Non siamo stati qui nemmeno per un giorno, figuriamoci una settimana. Perché dovrebbe attivarsi il programma di bilanciamento? Non capisco. Osoroku, soukyou ni sekai o saitekika shinakereba naranai joukyou ni natte shimatta to iu koto daro. Soshite, sono geiin to iu no ga yuu no nanda na. Probabilmente questo significa che la situazione è così critica che il mondo ha bisogno di ottimizzazione in questo momento e la ragione è Yuno, giusto? Soyo. 今回のユーノとヒルノのせめぎ合いのような世界そのものを壊してしまうほどの差異が生じてしまうと強制的にバランサープログラムが起動してしまう。Sì, esattamente. Le differenze così grandi come la battaglia interna tra Yuno e Hiruno possono corrompere questo mondo. Quindi si è attivato forzatamente il programma di bilanciamento. そしてバランサープログラムは仮想世界の差分を計測してバランスを保つために不要と判断したデータを削除してこの世界を最適化しようとするの。Il programma misura la grandezza delle differenze e prova ad ottimizzare il mondo cercando di mantenere un bilanciamento cancellando le cose, le info che gli sembrano non necessarie. まさかバランサープログラムが消去しようとしているというのは言うのではあるまいな。Sta provando a cancellare Yuno? Soyo. Kono sekai wa motomoto Yuno no omoi de tsukurare ta sekai datta. Demo, soko de Hiruno no omoi ga kyūgeki ni seichou suru koto de. Sì, è quello che sta facendo. Questo mondo è stato creato in origine dalle emozioni di Yuno, ma quelle di Hiruno sono diventate più forti. Ai hansuru omoi ga butsukari ai, sekai ni mujun ga umarete shimatta. この矛盾だらけの世界を正常な状態に戻すためにはどちらか一方の思いを切り捨てなくてはいけない。 Le due ora si stanno scontrando e stanno creando delle contraddizioni dentro questo mondo. Perché vengano sistemate una o l'altra deve essere cancellata. より思いが強い方の世界にこの世界は書き換えられる。つまりユーノがヒルノに打ち勝てばこの仮想世界は正常化されるはずだけど。Il mondo verrà riscritto, questo mondo verrà riscritto basandosi sulle emozioni di colei che ne uscirà vincitrice. Se Yuno dovesse vincere contro Hiruno, questo mondo verrà stabilizzato. E se non dovesse vincere? Yuno no kyoku ya jinkaku, omoi toitta kanjou wa kono sekai ni fuka o kakeru kiken na data to ninshiki sarete, balancer program niyotte kanzen ni shoukyou sarete shimau wa. In quel caso, i ricordi di Yuno e la sua personalità, tutto ciò che la compone, verrà riconosciuto come pericoloso, come dati pericolosi che stanno solo buttando peso su questo mondo e verrà rimossa dal programma di bilanciamento. No, non tornerà mai normale? それを見越して手ならもう打ってあるから。 Non ti preoccupare Asano, ho già fatto qualcosa per prevenire la situazione. 万が一に備えてアカシックサーバーのデータ領域の一部にユーノのデータをバックアップしているの。 Per sicurezza ho fatto un backup dei dati di Yuno sul server di Akashic. もうじきバックアップが完了するわ。安全な領域に避難させてプロテクトをかければシステムに消去されることはないはずよ。Il processo di backup è quasi completo, non dovrebbe essere cancellata se è protetta e chiusa fuori da qui. Sentire questa cosa ci dà un po' di speranza, ma a quel punto è successo di nuovo. Il suo corpo è diventato tipo rumore statico, proprio come è successo due volte oggi. Realizza di non poterlo nascondere e ha un'espressione perplessa. Ichirei, che cosa sta succedendo al tuo corpo?
夏美さん、コールベルソレイナさん。どうやら私のデータが壊れ始めているようね。Sembra che i miei dati stiano cominciando a rompersi. レイナのデータが壊れる？なんでなのだ？さっきの話だとデータが書き換えられてしまうのはユーノだけなのだろう？I tuoi dati si stanno rompendo, si stanno corrompendo, ma perché? Hai detto che solo i dati di Yuno sarebbero stati sovrascritti, giusto? Perché dovrebbero corrompersi i tuoi dati? Tu non hai nulla a che fare con questo. L'unica cosa che posso controllare al momento con questo potere amministrativo sono i dati relativamente non importanti. そこにユーノのデータを上書き保存してるから、徐々に私のデータが失われていってるというわけ。Sto salvando Yuno, i suoi dati, sovrascrivendo dati che sono già presenti, quindi i miei dati vengono gradualmente persi. Su questa rivelazione ci fermiamo, la prossima volta vediamo chi la spunta e se veramente riusciamo a salvare Yuno.